Sala consigliare di Palazzo Spada, presentazione ufficiale per la 32esima edizione di Vivi Città, una corsa podistica che si terrà a Terni per le vie centrali e i parchi di Terni. Siamo qui con Paola Carletti, presidente della WISP di Terni, alla quale chiediamo appunto di illustrarci un po' questa edizione. Niente, è una bella manifestazione, ovviamente una manifestazione nazionale che si svolge in numerose città italiane e anche all'estero, oltre a numerosi istituti penitenziari. È una bella manifestazione perché in contemporanea partirà alle 10:30 della mattina in tutte le città che partecipano e che hanno aderito a questa manifestazione. Quindi la possiamo definire la più grande corsa al mondo, perché in contemporanea scenderanno per le strade molte persone che hanno voglia di correre. Parecchi che hanno voglia di camminare, perché lo spirito della WISP è quello di spronare le persone a fare attività fisica, ma anche lo stesso camminare o pedalare, che sono i gesti più semplici della vita, è già utile, perché c'è un'alta percentuale di sedentarietà nella popolazione, quindi cerchiamo di stimolare tutti quanti a venire a camminare e magari stare in compagnia. Poi ovviamente c'è la gara, che non è meno importante ovviamente, si percorre, come ha detto Claudio, per tutte le città, tutte le strade della città e anche i parchi, perché abbiamo cercato di far rivivere anche i parchi della città, come la passeggiata e Viale Trento, che sono ovviamente una parte importante della nostra città. Spazio anche alla solidarietà. Sì, perché la WISP da sempre, anzi dal 2007, è presente in Libano, perché stiamo cercando di aiutare i profughi palestinesi nei campi in Libano, soprattutto i bambini. Cerchiamo di far fare attività fisica a loro, e quest'anno cercheremo di costruire delle palestre per far fare ginnastica soprattutto i bambini che hanno degli handicap. E poi comunque sia, ha un valore sociale questa manifestazione anche in Italia, ovviamente, proprio perché, come dicevo prima, quello a cui puntiamo prima di tutto è cercare di avere dei sani stili di vita a tutta la popolazione, al di là della manifestazione sportiva. Un invito allora a tutti i ternani a partecipare. Certo, ovviamente anche a te, a tutti coloro che hanno voglia di fare una passeggiata o una corsa in giro per la città in compagnia. E poi ovviamente alla fine festeggeremo un po' tutti quanti insieme, che non fa mai male.